Visita retina per il funzionario culturale dell'ambasciata italiana negli Stati Uniti. Verrà domani per parlare con l'assessore alla cultura Pasquale Macrì, con il vescovo Fontana e con il sovrintendente Bureca. L'obiettivo è il prestito del crocifisso di Cimabue per l'anno della cultura a Washington. E mi ha chiamato poco fa da Roma il professor Renato Miracco, che è l'addetto culturale dell'ambasciata italiana negli Stati Uniti, quindi la più alta autorità culturale italiana in America, che viene personalmente ad Arezzo e ha chiesto un appuntamento al sindaco e da me. Poi so che ha chiesto un appuntamento in sovrintendenza e uno al vescovo Fontana. Quindi potrebbe darsi che finalmente il crocifisso potrebbe anche salpare per gli Stati Uniti. Questo naturalmente credo che sia l'obiettivo per cui viene a parlare qua. Questo certamente è l'obiettivo. La notizia però concreta ad oggi è questa, che gli Stati Uniti hanno scelto come opera per rappresentare l'Italia nel mondo il crocifisso di Cimabue di Arezzo. Assessore, ma lei pensa che dopo tutto lo lasceranno andare, fra virgolette, questo crocifisso negli Stati Uniti? Io ho sentito tutti i decisori ritenere e disquisire sulla crisi sull'identità ed economica della città di Arezzo. Confido a questo punto che alle parole conseguano i fatti, che sappiano ben apprezzare e che alle dispute particolari e sulle dispute particolari prevalga l'interesse collettivo.